Abbiamo tempo per fare un'altra run? Abbiamo tempo per avviare una run. Allora, ragazzi, vediamo dove arriviamo. Altrimenti potrei fare DS3. Potrei fare DS3. DS3 tecnicamente lo finisco. Sì, Seb. Cioè, DS3 lo finisco nel senso che se vado bene lo finisco. Ci sto a tempo. E la barda, nah. Nah. Niente, ragazzi, allora. Sapete cosa? Forse questa run va splittata. Ma early. Quindi fare tutte le sezioni effettivamente importanti di fila. Ma la prima parte noiosa farla fuori subito. Quindi arriviamo fino a scarica infinita. No, dai. Arriviamo fino a ai gargoyle. Dai. Poi ci lasciamo tutta la parte di Iron Golem, ONS e il resto per un'altra volta. Potrebbe starci. Forse. Perché così Sense Fortress mi dà una svegliata forte. E mi posso fare la parte di Anor Londo che richiede un pochino di skill. In modo da rimanere un attimo attivo con il cervello. ONS, perché a quel punto sarò riscaldato. E poi il resto della run. Può stare. Ha senso. Ma Anor Londo non è in discesa, scusami, c'è un S. Ma tira dritto, ma io tirerei dritto, il problema è che stasera c'ho quella roba lì da fare. Quindi non posso. Dipende quanto ci mettiamo, cioè potrei anche finire alle 9, mangiare una roba velocissima. No, io non ho capito bene che cosa è successo al capra. Cioè, mi era successo in pratica, ma ho detto no, dai, questa cosa non succederà mai più. Io non so come fare a rollarlo quell'attacco, cioè. Come faceva ad essere early quel roll? Cioè, lo devo fare super late, ma tardissimo. Perché mi cago addosso perché mi colpisce la testa. Noir, benvenuto nella regione, grazie mille, follow, gentilissimo. Salve, Gennaro. Lei oggi ha deciso che rompe il cazzo? Va bene. Di lato? Ma non posso rollare di lato. Devo stare da quel lato lì, altrimenti mi si svegliano i cani. Non mi stupisco più, ride e basta quando vedo queste cose. Un po' anch'io, però. È comunque una rottura di palle. Ma la culla del caos come la fai? I min? Ci sono regole particolari? Ovviamente non l'exit. Bombe. Si mette in mezzo, sotto, si tirano due bombe e poi si entra dentro. Comunque si può fare anche melee. Se proprio hai tantissima voglia la puoi fare anche melee. C'è una strategia per farla melee no hit. È un po' più rischiosa. E bisogna stare attenti a molte più cose e dura di più. Ma Permit. Maggio. Sul secondo capitolo non farei mai nulla. Ho già fatto una no hit, Seb. Nelle informazioni c'è il link. Io vorrei vedere Petrus morto ad ogni run. Non c'è una singola run no hit che richiede la morte di Petrus. Non una. Oltre quella intendevo. Beh, ho fatto una run normale in 24 ore. Era una live 24 ore. In cui ho fatto tutti i boss del gioco base con solo spade spezzate.
La Rangers lo ucciderò solo per fare prima la BOC? Per le umanità? Ma scusami, ma... White, ma piuttosto che andare a prendere la... l'arma qua... cioè l'anima qua Petit... Speed. Ok. Vabbè, tanto se gli fai tipo metà vita di danno si cura ogni volta, se non lo one shot. Lo posso uccidere da prima dei gargoyle. E niente, morirà Petrus allora per qualcuno. Tutta onestà, Dark Souls 2 è l'unico Souls che mi ha... mi pesa troppo ricominciare. Non so se sono l'unico, non credo, Barz. Anzi, credo che tu sia dalla parte della maggioranza in questo caso. I DLC non sono mai quasi inclusi nelle speedrun no hit Soul Level 1? No, nelle Soul Level 1 di solito i DLC ci sono. Cioè, se non sei una pussy, in Soul Level 1 i DLC li fai. Cioè, tutti i boss si fanno in Soul Level 1. Per le speedrun c'è una categoria apposita e stessa cosa per le no hit. Cioè ci sono no hit all bosses o no hit any percent. Quelle che sto facendo io sono any percent. Un giorno dovrei fare anche la all bosses tecnicamente. Io ho giocato solo una partita da Dark Souls 2. Io tre. La mia blind, la sfida con le spade spezzate e la no hit. Non posso commentarlo? E io cosa dovrei dire? La run che vorresti fare? Challenge intendo. Allora, al momento abbiamo attive di run pesanti. La Dark Souls 1 no hit solo arco. Questa. E Dark Souls 3 no damage. Ho intenzione di fare anche tante altre belle robe, però sono un po' tante da elencare. Dark Souls 3 no hit con i piedi è una delle tante. Mi pare di aver visto la speedrun dove si andava a Dulasil per glitchare tutto e trovarsi al ponte del ricettacolo. Sì, ma non serve più. Hanno trovato un modo per fare le cose diversamente. Solo Elsa di spada, sì, c'è anche quella. Solo Elsa di spada leggera, no hit. Dark Souls 3 no damage è tosta. Abbiamo in chat il detentore del record mondiale di velocità di Dark Souls 3 no damage, il signor White Xenomorph. Quindi ho ho un buon mentore. Non funziona più quella tattica? Sì sì, funziona, ma adesso ce n'è una più veloce. Mondiale? Mondiale. Proprio lui. E pensate, qualcuno della sua stazza è moderatore e ha 22 mesi di sub da me. Weird flex, but ok. Qual è la più veloce? 1 ora 15 e 19? Dark Souls 3 no damage 1 ora 15 e 19, credo. Su 8 run totali ho la più veloce, fine, e niente. Ma dai, stai zitto, no? 1.15 e 20 per il team oltre alpino. Ma come? Ma scusa? Ci ho per finire Dark Souls 1. Ah, non ne ho più pallida idea. So che la mia run più veloce è stata 2 ore 5 secondi, 5 minuti e qualche secondo. 2, 5, 10, una roba così.
Mi ha messo 1,15 e 20. Sei coglione. Perciò bittini. Come se piovesse. Va bene, grazie Leo. Grazie di 10 bittini, apprezzo. Bot non chiacchiera più. No, non so cosa sia successo Ryu Zenka. Credo che ci siano dei problemi da parte di Streamlabs, perché io non ho cambiato nulla. Tanto la devo rifare, che vuoi? Ma White, ma che cazzo dici? Che vuoi fa? Sotto l'1,15? Io comunque prima ho provato a fare quella roba che facevi tu, far cadere gli scheletri delle catacombe ed ammazzare il necromante. Si stronzi fanno il giro e il necromante è un cecchino, sono una sfortuna. Vabbè, non è del tutto colpa tua. È molto precisa quella cosa, anche se non sembra. Verissimo, Ryu Zenka. Nano damage sotto l'ora ci sta, certo. La vado a fare io adesso, se vuoi. Chunk. Porca troia! Possibile! Niente Chunk, niente maschera del figlio da 20 run. Cosa succede? Quando l'ho presa sono morto, lasciamo perdere. E già, sono veramente, cioè, boh. Ma cosa fa lui? Boh. Mio cugino ha fatto 1,15-10. Va bene. Va bene, Axe. Allora, aspetta, dipende. Potrebbe tranquillamente averlo fatto. Ma dipende che cosa. Non so se era un meme. Dirò così. Per fare una solo level 1 di Dark Souls 1 quanto tempo ci vuole? No hit o... Poi dipende, vuoi fare anche DLC o vuoi essere una pussy? C'è il signor Nox che ha fatto... Che è il ragazzo da cui andrò stasera a fare il quiz. Che ha fatto Dark Souls 1, no hit, soul level 1, all bosses. Quindi ha fatto tutti i boss, no hit, in soul level 1. Ci ha messo tipo 4 ore. Quindi dipende quanto sei bravo, credo che la risposta sia quella. No hit non ci provo neanche, all bosses sì. Beh, se conti tutte le morti, un giocatore medio, credo che per fare una solo level 1 ci metterebbe... Una quarantina, 30, 30 ore? 30 ore? 20, 25, 30, 25? 25? Dai, forse meno. 20. La butto lì. Dai, 20. Arma migliore per questa challenge, alabarda del cavaliere nero, ma se non la puoi ottenere, cioè se non la ottieni, alabarda di cristallo. E per la prima parte, dato che non hai ottenuto l'alabarda del cavaliere nero, spada di Astora al più 2.
Che palle, uno l'ha preso la testa. Ho più 3 se hai voglia di starci 5 minuti in più. Non serve però. Non ti dà alcun vantaggio fare il più 3. Quindi al più 3, se non vuoi nessun vantaggio, è perderci 5 minuti. Voi perché non vuoi provare no hit? Dai, ragazzi, buttatevi. Sono riuscito a farlo coi piedi, Dark Souls 1 no hit. Ci potete riuscire anche voi con le mani. Ah, beh, dai, in media ci mettevi 8 ore. 16 ore, allora. Per una solo level 1. Dai, forse Dark Souls 1 no. Dark Souls 1 è piuttosto semplice in solo level 1. Dark Souls 3. Un buon 30 ore ce l'avresti messo. Con i piedi? Con i piedi. Punto esclamativo piedi, signor Skull. Va bene. Mi arrendo all'evidenza. C'è un motivo se gioco sempre tank? Mi piace essere colpito. No, mi dissocio. Ho dimenticato l'arco. Dai, mi fido di sto scheletro, non mi starà seguendo. Pyromancy Madness? No, dai, solo level 1 falla senza la piromanzia. Cioè, se la fai con la piromanzia, tanto vale che fai una run normale. Ragazzi, ho finito la solo piromanzie in Dark Souls 1, l'ho finita a livello 5. Cioè, dai. No hit. Comunque, bella idea il quiz, non mancherò. È stato fatto anche ieri sera, solamente che non c'ero io. C'era la signorina Moonilime. What? Beh, ti manca la solo stregonerie? Cosa vuol dire Ryu? L'ho fatta. Ho fatto anche quella. No hit solo stregonerie è già fatta. Mi manca la solo miracoli. Quella. Quella si ride. Noi solo frusta. Te lo fai tu, Gwyn Noir? Volentieri. No, vabbè. Dopo aver fatto la solo arco, quando finirò la solo arco, la Noi solo frusta non mi farà neanche un decimo paura di quello che mi fa adesso. La Pacifist, tecnicamente, non si può per regolamento. Perché non si può evocare durante queste challenge. Maschera della madre.
Grazie, Scan. Fai la no hit, no miss. Oddio. Potrei. Potrei. Non è brutta come idea. Non puoi tirare le frecce ai muri, vabbè. Non è un problema. Non è un problema. La mia prima any percent l'ho fatta senza tirare frecce ai muri. Si può fare. Bella. Ok, ci penso. Ci penso. Me la metto magari nelle run da fare. Adesso la riscatto. Inoltre le regole della... Ah, ci sono pure delle regole. Cazzo. Vai. Con la frusta spinata gli fai un mezzo da... un mazzo danno? No, non è vero. Non gli faccio un mazzo tanto con la frusta spinata. Stai mentendo. È stata fatta su DS2. Conta come World's First? O viene contato come any percent normale del cazzo? Sei Tamaran, che cosa dovrebbe essere? Solo pugni? Se sì, la trovo noiosa e stupida. Se idealmente facessi una no hit caso... a caso domani mattina, quanti hits pensi che prenderò? Un bel po'. Allora, conta, io quando ho iniziato avevo una baseline di... White forse se lo ricorda. 37? 27? 27. Perché avevo una baseline di 27. Per 27 o 37? Non mi ricordo. Proprio così. Ricordo 2,27. Infatti mi sa che è un 27. Quindi ti direi una trentina. Una trentina forse, forse qualcosa di più. 35. Solo perché non hai fatto la grid run, ho aumentato il numero. Ah, one hit KO? Vabbè, una puttanat. Io guardo. Che poi non è vero. Cioè, durante la mia prima no hit avevo, no, avevo delle strat di merda. Quindi 20. 20 Rorans. 20 massimo. Avevo veramente delle strat di merda in quella, no? Non so neanche, cioè non ne vado neanche fiero di averla sul canale. Nessuno ha fatto sfide su Demons? No death, all bosses di Galvarn. Ah beh, se parli anche del remake c'è Erien che ha fatto no hit. E adesso sta facendo solo arco. Se riusciamo a fargli uno shoutout. No, Messinator no, ancora no. Dacci tempo. Conta che vedo tutto, non guarderò routings e robe così. Sulla mia no death, ma quello. Beh, allora. Allora più di una trentina. Ritorno sul mio 35. Non ci provare, cinghiale di merda. Piace come te l'ho detta.
Va bene. Scusate un attimo. Ok. Solo calci no hit. Non è fattibile, Ryuk. Non si può fare. Ma perché ha storto lui? What the fuck? Ehi! Dai, abbiamo il cappellino. Lugigio? Com'è andata di S3? Vinta, eh? In che senso non si può fare? Non si può fare? Non puoi uccidere Quelag? Non puoi uccidere Sisless? Vinta, Jebaited. GG. GG, 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 GG. Non puoi uccidere Quelag, non puoi uccidere Sisless. È troppo difficile. Ci sono tante ragioni per cui non si può fare. E non mi venire a dire non c'è niente di troppo difficile. Prima o poi qualcuno lo farà, perché ti assicuro che questa non la farà mai nessuno. Qui lo dico e qui lo nego. Il giorno in cui qualcuno farà DS1 no hit solo calci, io comincerò la godrun. Devi imparare a fare ste scommesse. Io la per due ce l'ho in lista e la faccio, White. Però cazzo, non so esattamente quando la farò, perché mi disimparo a giocare a DS1. Ok, sono ignorante. Cos'è la Godrun? La Godrun è Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Bloodborne di fila senza mai venire colpito. No, no, Ryu, ho detto Ryuk. Se controlli in chat c'è un ragazzo che si chiama Haha Ryuk, haha. È la Madonna, esatto. È possibile una roba del genere? The Happy Hob. Quando la gente si chiede se qualcosa è possibile, arriva lui e ti dice sì, lo è, tieni. Gino sta routando una bow only, tra l'altro, mi hanno detto. Great bow only, giusto, White? Come ti fa sentire? Puoi tirare frecce nel muro, ma devi essere sicuro che il nemico sia attirato. Ah! Beh, cazzata allora. Poi su DS1 poi. Dove tutto è consistente e magico. Cazzata. Togli only. Lui non fa only runs. Ok, scusami. Cazzo faccio ogni volta? Perché c'ho... Vabbè. Ogni volta cagare fuori sta cazzata. Happy Hobby è un pazzo, per questo l'adoro. Tutti noi lo adoriamo per quello, in parte. E dai. Che noia.
Voglio testare una roba. Ok. Cosa? Aiuto. Perché è tutto storto? Bro, stop, please. What? Sono l'unico a cui piace Sense. No, a me piace Sense Fortress. Posso proporre una scommessa? Vai, sentiamo. Ci non sa comprare i giochi online. Non fa only runs, ma fa only fans. Buonasera, gente. Ciao, Arcadius. Persa la no hit, no miss. Insomma, con l'anello non ti vedono i cani, esatto. Solo se non ti sposti troppo nell'arena, però. Perché se ti sposti troppo ti vedono e come. What? Ho fatto una roba strana con la fiaccola, mi sono cacato sotto. Tavoli della mensa del cazzo. Smetti di vedermi, dai, smetti di vedermi, dai. Su. Santi Dio. Uiui. Che è successo ai cani oggi? Esemplare di divinità. Oh Gesù, ci ho pensato dopo. È quello che stavo leggendo. Adesso arrivo, ragazzi, mi recupero un pochino di chat, scusatemi. Mi ero un attimo preoccupato per il cane. Ciao, Wolfie! Ragazzi, facciamo uno shoutout a Wolfie che sta facendo The Legend of Zelda Breath of the Wild No Damage. Cioè, let that sink in. Grazie, Giuseppe.
Allora, datemi un secondo. Ok. Non mi sono dimenticato nulla, pare. Per ora. Vendetta per il frame hit di prima al capra? Sì. Porca puttana. Se questa è la run, apri un OnlyFans goliardico. Ma anche non goliardico. Guarda, qui lo dico e qui lo nego. Se questa è la run, apro un OnlyFans. Vero. Dove posto foto seminudo. Giuro. Gratuito. Gratuito. Questa è la run, Marco Vidrai, ma insomma. OnlyFans. Ciao unicorno. OnlyFans gratuito in cui posto foto seminudo e dei miei piedi. Se questa è la run. Fai schifo come imprenditore, niente. Guarda, non lo faccio neanche per imprenditoria. White. Lo faccio perché porca troia non ne posso più di fare sta run. E se dire questa cosa me la fa vincere, non me ne sbatte un cazzo. Ok, facciamo così. Gratis il primo mese. No, no, sì, dai, sì. Gratis il primo mese. Ormai è andata. No, il cazzo. Ascolta. Finché non sigillo la promessa, non è ancora andato. Già si tira indietro. Ma non ho detto che lo faccio, però lo faccio a pagamento. E dai, i cani non ti... Dono su Steam. Grazie, Ryu. Dopo lo apriamo. Pazzito. Sei così disperato per sta run? Sì. Ma come? Secco gratuito. Scusami. Ma sigilla sto cazzo. Mamma mia, Ghido, ma come sei potente. Mettere baby please don't go. Non accetto richieste di canzoni, purtroppo. O ti piacciono le mie o te ne vai a cagare. Più o meno questa è la morale del mio canale. Quando le accetto è perché sono veramente di buon umore. Allora, vieni, vieni. Caputta. Ci spostiamo dalla lava più che altro, no? Perché lì non mi piace tanto, signorina, quella. Vabbè, senti. Ora perde la guina apposta. Vedi come l'urco forte, ma mi sveglio al momento giusto. Ma c'è il signor Sir Axel, non me ne ero neanche accorto. L'ultima volta che ho detto a Nox quanto ci vuoi scommettere che oggi la vinci? L'ultima volta ho detto a Nox quanto ci vuoi scommettere che oggi la vinci? E poi ha perso? Non ho capito.
Io mi ci iscrivo, eh. Mi faccio l'account OnlyFans solo per te, te lo dico. Va bene, Giuseppe. Sappi che il fan club delle MILF sta raccogliendo galline da sacrificare al dio di Dark Souls per farti finire con sto cazzo di piccone. Perché proprio galline, mi scusi? Visto Marco? E abbassa lo sguardo quando mi incroci. Ganzo, va bene. Smetti di minare la mia donna. La tua donna. Smetti di minare la mia donna, è molto bello. Guardala la fascia. Hai visto Gigi? Mi sono scordato. Ma questa live offensiva ti segnalo. Ma scusa. Hai visto Gigi? Cosa cos'è? Ti segnalo. E niente. Se non mi fai il segnale. Scusa, ma cos'è adesso che il segnalarmi è diventata una minaccia? Non ho capito. Da quando? L'ultima volta che ho scommesso la Nox che avrebbe vinto, ha perso al SOC e sono stato bannato. Sei davvero stato bannato, Guido? Vabbè, ti hanno sbannato in poco tempo, credo. Penso. Cosa ha detto? Bannate Guido? Subito dopo, non lo so. Hit, bannate Guido. Oh no. Tutti zitti. Lo salvo. Time out però non ricordo il tempo. E poi ha vinto? Davvero? Azzo Wolfie. Allora hai un potere. Non era proprio scommessa. Vittoria uguale VIP, sconfitta uguale timeout. Attenzione, ha scommesso il VIP? Lo sai, è vero che adesso che sei partito con questa cosa non ti daranno mai il VIP se non per un'altra scommessa? Lo sai com'è finito Galvarne? Non c'è neanche passato per il VIP, è diventato mod. Anche tu, Guido, secondo me. Sbaglio. Che anche tu non ci sei mai passato per il VIP. Questo canale assolutamente mai. Oh, come sta lavorando bene. Giast ci atting. Ciao Checco. Ragazzi, cos'è successo? Qualcuno può fare una clip a cosa è successo alla mia anima di Quellag, per favore? È esploso. Una roba del genere, sì. Potrei fare una compilation delle volte che ho riso per le mie stronzate. Che hai riso per le mie stronzate e mai VIP. Ma Guido, il fatto non è che devo ridere. Cioè, devo ridere veramente tanto. Cioè. Ma tanto. Ma tanto tanto. Era quelle le Però è vero, ogni tanto mi hai fatto ridere tanto. Cazzo, mi sono dimenticato la Markish Strat per l'RTSA. Ripeto, potrei fare una compilazione di niente. Markish Strat, poi niente. Scivolino! No, dai! Per Zeus. Ma come ho fatto a non prendere danno? Ma scusa. Diventata no damage di bot. Full damage cancel. Parte 1. Come farlo bene. Anello del gatto incorporato. Archistrati in movimento. Shiva Shivala e niente. Shiva Shivala Team Ganzo.
Giusto per essere sicuro di averlo ucciso, sai. Riuscirà Markish a colpire questo non morto? Yes! Credo fosse un drop. Era il riflesso dell'armatura, immaginius. Fuck you. Fuck you, va bene. Spada spezzata? Pogiu. Dai, con i garghini. Bonkity bonk 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 bonkity bonk bonk. Niente. Scherzavo. Non posso. Bonkity bonk 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 bonkity bonk bonk. Che tristezza sti gargoyle, non ho capito. Pazzi. Qui c'è un botto di batteria. Un botto di batteria. It does. Alla fine quello che deve fare è pesante, no? Se ci pensi. Superati gargoyles, non è ancora la mia attenzione. Il cazzo, lo so. Ricorda che la coda non ha hitbox, ma non è. Ah, sì. In effetti è vero. Mi sarebbe piaciuto. Come si scende veloce però facendo. Speed. Bella la risata di sto tipo, Oswald. No, non ci sarebbe piaciuto. Se no, niente OnlyFans. Vero. True. Sbagliato, perché questo? Talismani di Lloyd e il resto vaffanculo, yes. Scusatemi, mi avete visto l'esofago? Ciao uomo torta! Ciao torta uomo, uomo torta, torta torta uomo. Allora, da te devo fare il più 6 e acquistare l'attrezzi per far brillare.
E basta? I think so. Yes. Non farti ammazzare. Come al solito pensa per te, Andre. Lunagolago. Lunagolago? Scusami, permesso? What the fuck? Va bene. Ah no, giusto, non servono. A baby blue. Not even close. Un po' troppo lontano era stavolta quando ho fatto l'attacco. It was not very cute. Ma ancora? Consiglio una band. Gojira. Mi piace il metal, sono il top. Mi sa che ho una canzone loro. Invece no. Vamos! Come sei? Stanco? Per i piegamenti che hai fatto ieri? Quanti ne hai fatti ieri? Li hai contati? Per me erano tanti. Così, un numero a caso, tanti. Scusami. Tanto in totale. Poteva andare peggio? Beh, sicuramente. Poi hai chiuso la stream, cioè. Credo. Oppure hai fatto tutto Dark Souls 2, non lo so. Sono andato a letto prima. Esatto, Messi, sì. Punto esclamativo YouTube. Catalyst ha caricato un video? Ha vinto una run? Pog? Fanne altre 120. Va bene. Ragazzi, la splittiamo. La splittiamo. La splittiamo. Vado a cena. Mi preparo per la live di Nox. Dai. Dai, su.
Questo è il mio equipaggiamento con eventuali livelli e tutto il resto. Gli anelli. Le stats del personaggio e le anime le vedete. No split, no ragazzi, dobbiamo splittare. Non ce la faccio a finirla stasera e altrimenti poi mi entra nella testa che roba. Questo è il nostro PG. Senza maschera del figlio ma con l'elmetto. 51-41.